Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play, eccoci qui con il Just a Look di questa settimana e oggi siamo qui con Sky Saga Infinite Isles. Che cos'è Sky Saga Infinite Isles? È un gioco che mi è stato consigliato da Nonno Nanni, che ringrazio e saluto, ed è un gioco ambientato in un mondo cubettoso alla Minecraft, che però ha delle meccaniche più simili a un MMORPG, che a un gioco appunto di crafting. Cioè sì, ci sono anche le meccaniche di crafting e tutto, però ci sono degli aspetti molto divertenti secondo me, diciamo strutturati come un MMORPG. Come funziona? Funziona ragazzi che avremo una nostra isola nella quale spawneremo all'inizio del gioco. Io ho già fatto un pochino del gioco, ora siamo in una versione closed alpha, quindi non so se vi daranno l'accesso immediato al gioco se andate sul sito ufficiale, però comunque fra poco ci sarà la possibilità di giocare. Come vedete è già abbastanza fatto insomma questo gioco, vi faccio vedere anche insomma la fase di combattimento e tutto. E appunto saremo in questa che sarà la nostra isola, e in quest'isola troveremo questa parte esterna qui dove potremo andare a costruire quello che vogliamo. Qui come vedete ho già craftato una forgia e un tavolo da lavoro, e potremo andare grazie all'utilizzo di alcuni oggetti che troviamo. Intanto guardiamo un attimino perché, ok, sì, ho l'arco, l'arco, le frecce sono già equipaggiate, bene, le frecce raccogliere per favore, grazie. E troveremo queste rovine. In queste rovine potremo andare a esplorare dei mondi alternativi, diciamo. Come funziona? Funziona che quando arriveremo troveremo questo oggetto rotto e dovremo ripararlo con una piastra di metallo. Piastra di metallo che crafteremo raccogliendo il metallo da qui. Ora non so se tutti i mondi sono uguali, ma penso di sì. Questo cos'è? Un fungo tipo. Sì, è un fungo. Non so se tutti i mondi sono uguali, ma penso di sì comunque, ragazzi. Una volta che avrete ottenuto abbastanza metal ore, potete andare, cioè metal ore e pietra che si trova là sopra, potrete andare a craftare una forgia per craftare appunto la piastra di metallo che vi servirà per usare questa Keystone Oven. In questa Keystone Oven noi potremo andare a craftare i vari tipi di chiavi. Queste qui saranno le chiavi che ci permetteranno di aprire questo portale qua dietro. Con questo portale qua dietro andremo a esplorare dei mondi alternativi, diciamo, nel quale saranno delle specie di stanze con altri giocatori, dove potremo andare a recuperare un sacco di oggetti. Per creare queste chiavi ci servirà come ingrediente base questo, e dipende anche in che quantità, più altri oggetti se vogliamo andare in mondi avanzati. Come vedete ad esempio questo qui che è quella base, che l'ho già fatta un paio di volte, comunque andiamo a rifarla. Allora con il tasto maiuscolo andremo a splittare in quante parti vogliamo, prendiamone solo 3 e le mettiamo qui e andiamo a fare craft. Ok, ci vorranno 5 secondi, come vedete dovremo aspettare questo tempo. Questo oggetto ci verrà dato, lo metteremo qui nello slot 2 della mano 2 e andremo a cliccare qui. Ok, posizioneremo questo oggetto in pratica là dentro e come vedete adesso il portale si aprirà e si accenderà, portandoci in un mondo che io ho già esplorato un paio di volte, ma potremo riesplorarlo ogni volta riposizionando appunto questi tre oggetti, eccolo lì, si dovrebbe chiamare tipo Crystal Caves o una roba del genere, e andiamo a entrare e andiamo a caricare direttamente appunto questo mondo. Ora, io ho visto una partita con altri due o tre giocatori. E la seconda invece ero totalmente da solo. In questo caso mi pare di essere totalmente da solo. Ok, meglio così perché almeno non dovremo fare le cose di corsa. Allora, iniziamo ragazzi a esplorare. Siamo su quest'isoletta, appunto, stiamo attenti a tutte le cose che ci possono capitare, anche questo buco. E considerate ragazzi, ci sono dei nemici a giro. A iniziare da quei banditi là sopra. Noi abbiamo 18 frecce recuperate proprio diciamo, nel mio scorso giro in quest'isola. Dai banditi e dalle casse dei banditi, vediamo di iniziare a colpire banditi a... Oi, bravo Nicholas. Colpire banditi a distanza, cercando di non aggredire tutto il campo, possibilmente, ma a quanto pare è proprio quello che è successo, per recuperare gli oggetti presenti nel loro campo. Aiuto, mi sa che sono sul bordo della mappa. Ok, per attaccare ragazzi i banditi in corpo a corpo ho solo il piccone, ho notato che non fa un cazzo di danno, quindi non so se conviene effettivamente. Ok,
Andiamo a recuperare con il tasto e tutti gli oggetti. Mi sa che ho droppato. Ah no, una torcia, ho droppato. Aia. Siamo presi un po' di danno. La nostra vita sono le cose là sotto, ragazzi. I cuoricini là sotto. Quindi vediamo di colpire questo piccone. L'unica arma che abbiamo, ovvero il piccone. Sperando di riuscire anche a prendere qualche drop interessante, magari. Perché poi dovremmo aver quasi finito con questa cosa. Ok, abbiamo invece una specie di cristallo. Non so che cazzo sia. È un black crystal, va bene. Poi vi farò vedere insomma tutte le varie cose che troviamo nel gioco. Comunque, mangiando il cibo andremo a recuperare, come vedete, i cuoricini a mezzo. I cuoricini a mezzo potranno essere recuperati solo dormendo anche in fire. In questo momento non ho altro cibo dietro, non mi sono portato niente. Ma appunto andando in campfire, craftato solo con il legno, potrete recuperare questa roba. Comunque, quando andate in questi equipaggiamenti, ragazzi, in questi accampamenti, ragazzi, ricordatevi di spaccare tutte le casse e roba del genere, perché intanto vi dropperanno a volte legna, come in questo caso, come vedete, ma anche quelle cosine dorate sono monete, che ancora non ho capito la loro utilità precisa, però immagino che appunto ci si possa comprare qualcosa. Intanto andiamo a recuperare, questi sono metal plate, sono molto utili. Andiamo a vedere qua dentro, più che altro se c'è qualcuno, perché non so se qualcuno effettivamente è ancora rimasto qua dentro o no, se abbiamo aggrato tutti. Comunque abbiamo finito le frecce, quindi dobbiamo stare attenti. Andiamo a vedere, ok, qui non c'è nessuno, però c'era uno là fuori. Vediamo di entrare e usare, aprire questa cesta. Ok, andiamo a recuperare tutto quello che c'è, facendo take all. C'è un'altra chest? No. Andiamo a spaccare queste due cose. Ok, ci farebbe comodo, ragazzi, un po' di frecce. O un'arma migliore, ma in questo momento non abbiamo assolutamente niente. Perché sicuramente un'arma migliore di un piccone di pietra esiste. Esiste droppabile, intendo. Perché craftabile l'ho già vista, ma ci serve di avanzare nelle nostre varie skill. Dopo vi farò vedere anche tutte le skill. Allora, spacchiamo questa roba. Ora mi limiterò a spaccare la roba qua dentro. Comunque, ragazzi, vi ricordo che conviene spaccare tutto quello che c'è a giro. Non queste pareti qui, perché vi danno delle specie di blocchi di roba, quindi non. Ok, questo ci ha dato solo le ossa, quindi non conviene. Stiamo attenti, potrebbe entrare un bandito, ci sa che l'abbia aggrato. No, a quanto pare no. Sì. Ok, vediamo di colpirlo velocemente. Siamo a poca vita, ragazzi, quindi dobbiamo stare molto attenti a quello che facciamo. Aia, aia, muori. Ok. E ci hai droppato una zucca e una torcia. Ok, quindi vediamo di spaccare queste due cose e raccogliere tutto quello che viene droppato. Ok, ragazzi, allora io direi che è il caso di riprendere i nostri cuoricini, quindi andiamo a usare la zucca, ce la mettiamo qua. Abbiamo quattro zucche, penso che con quattro zucche un po' di salute ce la riprendiamo. Ah, uno per ogni zucca. Bene. Come vedete, recuperiamo i cuoricini a metà. Andiamo a utilizzare questo qui per recuperare ancora qualche cuoricino. Ok. Non abbiamo altro cibo, mi pare. Ah no, questo qui sì. Questo qui invece dovrebbe essere buono. E infatti ce ne fa recuperare due. Andiamo a craftare questo qui. Ok, cosa ci manca? Ci manca 6 stone. Quindi andiamo a recuperare 6 stone. Per recuperare 6 stone andremo fuori e andremo a scavare. Scusate. Andremo a scavare sottoterra. Quindi andiamo a scendere un pochino verso il basso. Potremmo andare anche nella zona più avanti, che troviamo stone ovunque, però non è il caso perché ci sono dei nemici e voglio recuperare delle frecce prima. Ok, ce ne servono 6, dovremmo essere tipo a 4 con questa. No, questo non è il caso, effettivamente, dobbiamo risalire. Ah, comunque il nostro personaggio sale normalmente gradini di 1 e fa i salti da 2, quindi potete anche fare scale alte 2. Abbiamo recuperato questa roba, quindi ragazzi andiamo a fare crafting e andiamo a posizionare il nostro campfire, quindi tasto destro sul legno, torce e pietra, e andiamo a fare craft. Ok. E otterremo quindi questo campfire. Andiamo a mettere il campfire nello slot 5, c'è già, quindi
chiudiamo con R il menu, andiamo a premere 5 e posizioniamo il campfire qui. Premendo il tasto E andremo a usare questo campfire che ci permetterà, come vedete, di recuperare appieno i cuoricini a metà. Quindi in pratica prima dovete mangiare e poi dovete riposarvi un campfire. Una volta fatto potete anche allontanarvi, tanto non vi darà altri bonus, e continuare a picchiare la gente che gira da queste parti. Ci dovrebbero essere diversi altri bauli, iniziamo da questo noi. Ok, piume, cibo, cibo. Ci servono le frecce, ci servono le frecce. Qui ci sono dei banditi. Chicken, chicken. Ci fanno comodo anche le piume, ragazzi, quindi gallina. Non funziona come Skyrim, per fortuna. Anche perché non ci sono guardie, effettivamente. Per uccidere, cioè una volta ucciso, ragazzi, dovete ricolpire il corpo per far cadere drop. Dove è la gallina? Eccola lì. Gallina. Ci dovrebbero essere anche lupi nel bosco, quindi stiamo attenti. Recuperiamo le piume. E infatti, come vedete, abbiamo completato una missione. Allora, dopo vi parlerò anche di quelle. Allora, forse ci manca un altro bandito lassù in cima, non lo so, andiamo a vedere. Perché qua sopra troviamo anche. Ecco dove, maledetto, eccoci, ci siamo fatti anche il danno da caduta. Vieni, stronzetto. Non so se ce ne sono altri. Comunque, tra poco andremo a affrontare invece, diciamo, la parte bella dell'istanza. Ok, andiamo a vedere, ci ha droppato una torcia e nient'altro. Allora, perché vi dico questo? Perché c'è questa. Oh, ho posizionato due torce a cazzo nell'aria. Ok, questa era colpa mia quella. Quella cosa lì contiene un baule che è. Di solito ci sono i drop migliori di questo livello. Quindi andiamo a posizionare un piccolo ponte che ci permetterà di raggiungere il. Eccoci. Mi sono preso danno? Per quale motivazione? Non lo so, ma mi va bene, non è che mi lamento di questa cosa. Però. E comunque ragazzi, allora, questo gioco io lo pubblicherò martedì. C'è la possibilità di giocare fino a venerdì prossimo, quindi per qualche giorno. Perché poi. Ah, ok, da qui posso posizionare, perfetto. Quindi teoricamente adesso dovrei essere in grado di. Hop. Ok. Fino a venerdì prossimo c'è la possibilità di giocare perché poi verranno richiusi i server, penso, fino a un alpha, un open alpha in definitiva. Comunque andiamo a aprire questa cesta, come vedete, sbrilluccica di potenza e nessuna freccia. Ancora non ho capito come cazzo si craftano queste frecce, eppure ci deve essere il modo di craftarle. Andiamo a equipaggiare l'arma numero 1, in questa maniera dovremmo avere appunto più luce. Ok, quindi andiamo a scendere di sotto. E ragazzi, io intanto mi divertirò a liberare questa zona da barile e roba del genere mentre aspettiamo mattina. Ci vediamo fra poco. Ed eccoci quindi qua a mattina, ragazzi. Allora, siamo pronti, pronterrimi a entrare dentro al dungeon del livello. Allora, prima di tutto io direi di andare a vedere cosa abbiamo di cibo perché siamo abbastanza bassi. Ok, possiamo recuperare fino a 10 salute, quindi siamo. Eia! Avete visto c'è uno scheletro da quelle parti, quindi non è il caso di avvicinarsi troppo. Io direi di trovare un piccolo nascondiglio dove andare a riposare ancora una volta. Quindi andiamo a riaprire il crafting, facciamo un'altra di questi campfire. Non ha senso fare altro, ragazzi, in questi livelli, diciamo, extra, perché non. Tanto questa roba non vi rimarrà. L'unico posto dove ha senso craftare è appunto casa vostra, però il campfire serve per un tempo limitato, quindi è giusto craftarlo qui. Ok, andiamo a recuperare tutta la vita. Come vedete noi siamo una lucertolina, ragazzi. Ora non sono riuscito a far vedere la fase di creazione del personaggio perché non esiste un menu in questo gioco, quindi non posso riavviare e per questo vi sto già facendo vedere una fase avanzata. Comunque abbiamo completato questa cosa e vedete lì a sinistra c'è Harvest 75 Skystone e 15 Clay. Sono le nostre missioni attuali. Premendo Y andremo a aprire le nostre Chronicle e avremo questo elenco di roba, la maggior parte dei quali saranno, diciamo, punti interrogativi. E qui potremo vedere device, cibo, materiali, tool e weapons e clothing e armor. Ok, in questa maniera in pratica avremo, diciamo, la possibilità di vedere tutti gli oggetti che conosciamo. Ad esempio andiamo a vedere metal
Metal Plate Mail Boots, che sono degli stivali in metallo, e servono 6 metal plate e 12 metal weight per fare questa cosa, ed è craftabile all'anvil. L'anvil, come vedete, è fatta con l'handcrafting e servono metal weight e stone. E possiamo fare le frecce, il piccone, tutta questa roba qui. Quindi in pratica, ragazzi, dovremo piano piano capire come funziona il gioco grazie a questo Chronicle. Una cosa più importante sono le skill. Dentro le skill sono presenti, oltre alle daily challenge, che in questo momento non penso siano ancora implementate per niente, queste varie, diciamo, questi vari mestieri: architetto, blacksmith, quindi fabbro, esploratore, cavaliere e minatore. Dentro a queste varie, diciamo, professioni, ci saranno delle missioni da fare. Queste missioni ci permetteranno di ottenere esperienza nella relativa direzione. Come vedete, qui dobbiamo andare a aggiungere queste missioni con questo tag qui accanto e ci verranno mostrate qua a sinistra. Andrete avanti nelle missioni, ragazzi, anche se non le avrete attivate, quindi non importa avere tutto attivato da queste parti. L'importante è magari dare un'occhiata quando siete in una zona particolare a quelle che sono le vostre missioni attuali per vedere di completarle il prima possibile. Comunque lì abbiamo un lupo, ma lo ignoreremo. E speriamo, ragazzi, di riuscire a fare qualcosa dentro dentro al dungeon senza frecce, a meno che non abbiamo la possibilità di craftare un anvil. Ci servirà un metal weight. Il metal weight, come vedete, per esempio, non sappiamo come funziona. Andiamoci sopra, proviamo Y. Ci serve una forgia e un metal ore per fare un metal weight. Metal ore per 12. Ok, quindi questo lo dovremo fare. Come vedete, l'arco sì. Dobbiamo fare per forza un anvil, ma la faremo quando torneremo indietro. E allora, ragazzi, tutti questi avanzamenti, diciamo, nelle varie missioni ci verranno dati a fine livello, quindi quando torneremo nel portale, che ora vi faccio vedere dove si trova, se ci arriviamo, perché non è detto. Ok, vediamo di recuperare questa roba. Ci servirebbe, ragazzi, delle frecce assolutamente, ma da queste parti non c'è un cazzo. Comunque vedremo di completare questa missione extra e andiamo piano piano a scendere verso. Qua c'è niente, no. Verso quella zona. Allora, questi qui saranno delle gemme che serviranno anche per qualche missione. Però, insomma, se volete raccogliere tutto, raccogliete, ma ci vuole davvero tanto tempo. Qui abbiamo un fighter che può essere ucciso facilmente, anche se ci può dare delle rogne. Ok, raccogliamo questa roba. Come vedete, appunto, con il tasto 3 non potremo lanciare frecce. Sarebbe molto utile, cazzo, trovare delle frecce. Bandit Fighter. Bello, una cassa, una cassa. Ok, lì abbiamo degli oggetti, ragazzi, quindi andiamo da quella parte. Dunque, secondo me questo, come dicevo anche a nonno Nanni quando me l'ha consigliato, questo qui potrebbe essere potenzialmente quello che. C'è un minatore. Quello che doveva essere Cube World e non è mai riuscito ad essere. Questo è un po', non so se è buggato o perché è rincoglionito che l'abbiamo appena svegliato a manate. Probabile anche la seconda, effettivamente. E qui troviamo degli oggetti. Oggetti vari, ok. Oltre a questo baule, attenzione, baule. 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 Baule che non riusciamo a aprire. Forse è girato dal lato sbagliato, non lo so. Andiamo a vedere se da di qua riusciamo a aprirlo. Open chest, si era girato verso il muro. Ok, troviamo un bel po' di oggetti qua dentro, ma ancora niente frecce. Abbiamo quasi riempito il nostro inventario. E Cube World, ragazzi, purtroppo come idea era fantastica. Non so se ve lo ricordate, Cube World è uscito nel 2013. Mi sembra verso luglio o qualcosa del genere. E mi ispirava un sacco quel gioco, però secondo me non è stato sviluppato con la dovuta attenzione, non c'era niente. Dopo un pochino uno si rompeva i coglioni perché doveva esplorare, c'era il rischio di trovare nemici enormemente forti vicino al punto di spawn, morire, rimorire, rimorire, diventava molto noioso a breve. Quindi appunto poteva essere un grande gioco e non è mai stato un grande gioco. E questo qui potrebbe essere un gioco che invece, insomma, prende le redini di chi voleva giocare a Cube World e le
porta a un livello superiore. Allora, ragazzi, là abbiamo il portale, come vedete, là di fronte a noi. Solo che quella zona è piena, 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 piena di nemici. Quindi io direi intanto di riprendere la nostra salute al massimo per quanto possibile. Ne mangiamo 4 di queste. E poi mangiamo una, due, tre di queste. E andiamo a costruire un altro campfire qua dentro. Io direi di spaccare anche questa roba qui. Vediamo se possiamo recuperare anche gli ultimi due cuoricini in qualche maniera. Ho premuto il tasto sbagliato, ok. E andiamo quindi a vedere, 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 cibo. Questo è cibo? No. Ok, comunque avremo diversi materiali, probabilmente questi ci serviranno più avanti, ragazzi. E crafting di questo. Quindi V-Torch. Questa cos'è? Mahogany Torch. No, vogliamo V-Torch. Pietra. E Wood Planks. Ok, crafting. Ovviamente ci verrà come al solito aggiunta al coso 5. Ok. E andiamo quindi a uscire da questo menu, aprire il menu 5 e posizionare il campfire usandolo. Andremo a recuperare tutti i nostri punti che mancano. Questa cosa può essere utilizzata anche in gruppo, l'ho visto fare quando appunto ho fatto la partita in gruppo con gli altri. Ma non so perché sono solo in questa fase, però a quanto pare è così. Ok, comunque abbiamo fighter. Fighter. Fermi tutti ragazzi, vediamo se troviamo il modo di craftare qualcosa di interessante. Ma non possiamo perché dobbiamo craftare la forgia. Poi ci serve il metallo. Il metallo lo dobbiamo effettivamente trovare qua dentro perché non ce l'ho dietro. Ho fatto casino? No, ok. Proviamoci dai. Venite, venite, venite. Ok, per adesso ne abbiamo aggrati due e ci va bene questa cosa. Quindi vediamo di evitare i loro attacchi. Anche perché ragazzi, per fare l'avanzamento nel livello Knight ci servirà di Weia. Ok, quello è morto. Te invece ci hai preso. Brutto stronzo. Ah, dai, ora muori. Ok, per avanzare nel livello Knight ci servirà di fare tipo di bloccare gli attacchi nemici, di utilizzare delle armi particolari, quindi dovremo craftarle. Ora vedremo di craftarle magari quando torniamo indietro appunto all'isola, perché è una cosa che mi interessava fare anche a me in solitaria, ma non ero riuscito a capire come funzionasse. Quindi mandi il fighter, aiuto, sta arrivando in 15, vero? Sta arrivando in 15, muori. Recuperiamo la sua roba e leviamoci di culo velocemente. No, okay, abbiamo creato solo questo. Ok, quindi ce la possiamo fare affrontarlo da soli, magari senza prendere. Ecco, tutti i colpi abbiamo preso, ragazzi. E muori. Ok, recuperiamo questa roba. Non è niente a livello di gameplay, ragazzi. Non è niente di così eccelso, anzi, però riusciamo comunque a divertirci. Ok, ragazzi, siamo arrivati al portale, quindi abbiamo liberato, ci manca solo lui. Adesso vi farò vedere cosa è importante fare quando arrivate a questo portale. E andiamo a recuperare questa roba. Allora, qui ci sono tutti questi cosi. Ogni tanto troverete anche a giro per questo dungeon quelli. Io ho fatto solo questo dungeon, ragazzi, però ho visto che possiamo già farne un altro, aumentando la quantità, diciamo, di keystone che mettiamo nella cosa, nel creatore di chiavi. Come vedete qui dobbiamo raccoglierne 10 per la nostra missione, quindi vediamo di raccoglierle. Troveremo appunto queste keystone a giro che ci permetteranno in pratica di aver speso, raccogliendone 3, di aver speso 0 per entrare in questo dungeon. Quindi saranno tutte cose in positivo, perché queste keystone appunto ci servono per craftare le chiavi per raggiungere il dungeon. Questo dungeon qui abbiamo speso 3 keystone per raggiungerlo, quindi ci basterà raccoglierne 3 per ritornare a pari. Poi comunque basterà vedere. Vedete anche quello lì sarà un angolino che rappresenta appunto il fatto che oltre l'angolo c'è una keystone. Questa cosa è molto utile perché appunto ci permette di vedere cubi nascosti e di capire dove si trovano questi materiali. Vediamo di salire qua sopra. Facciamo qua. Vediamo di spaccare questo. Boom. Ok. Spacchiamo quello lì. Abbiamo raccolto 75 skystone. Ok. Perfetto. E andiamo ragazzi a raccogliere quello che c'è dentro a questo baule, però ci servirebbe un'altra keystone per completare la missione. Eccola lì, l'abbiamo vista. Ah no, è un cristallo. Niente, eccola lì, eccola.
Ok, quindi vediamo di spaccare questi. Questi saranno dei tronchi particolari. Sembravano dei rotolini di dolce all'inizio, non l'ho visti, però effettivamente. Ok, abbiamo completato, come vedete, Harvest 10 Forest Keystone Fragment. Quindi abbiamo completato questa missione, che ci servirà per stabilire appunto i benefici che avremo tratto da fare questo dungeon. Ok. Recuperata questa roba, ragazzi, prima di entrare nel portale ricordatevi sempre di andare a vedere cosa c'è in questo baule open chest. E andiamo a recuperare 35 knots, che sono i soldi, 2 white keystone fragment che ci permetteranno di entrare in altre cose, e attenzione ragazzi, iron short sword, quindi spada corta, e metal crude knife recipe. Ok, avremo quindi una food. Non è un cibo il coltello, però vabbè. Potremmo craftare quindi questo tipo di coltello. Avremo invece questa Iron Short Sword. E avremo delle chiavi per entrare in altri dungeon. Quindi facciamo take all. Andiamo a equipaggiare immediatamente questa cosa qui e vediamo com'è. Figo. Yay. Ok, stiamo attenti perché ha una durabilità. E ragazzi, prendiamo un po' di rincorsa e risaltiamo nel portale che ci fa tornare indietro fino alla nostra isoletta. Quindi ora vedremo un pochino magari di craftare qualcosa di sopra, sperando che sia giorno. Andremo a posizionare magari anche qualche parete, qualche torcia. Non ho creato la nostra casetta, ho fatto tutto all'aperto perché fondamentalmente la nostra isola è casa nostra. Quindi non c'è problemi, diciamo, di crafting di cose particolari, però potete effettivamente modificare la vostra isola come volete. Ok, quindi siamo all'Adventure Log. Quanto ci abbiamo messo? 30 minuti e 51. Cosa abbiamo raccolto? 253 risorse, 39 equipment, 5 treasure chest found, 17 creature uccise, 0 task updated, 3 challenge, quindi queste cose qui completate, un posto scoperto e 0 vite perse. 0 vite perse, una regione esplorata e 0 foto fatte. Quindi andando a cliccare invece su queste cose laterali andremo a vedere più nello specifico le varie voci, quindi risorse, equipaggiamento, le casse che abbiamo trovato. Come vedete abbiamo ottenuto 1 su 1, 3 su 3, 1 su 1, quindi tutto. Creature uccise, 3 di queste, 0 di queste, probabilmente qui non ci sono le immagini ma sono i banditi. Task completate 0, abbiamo completato queste. Raccogli 20 piume, raccogli 75 skystone e 10 keystone fragment. E poi abbiamo scoperto il posto, questo qui, che è le foreste, insomma, quello lì. E andiamo a cliccare su ok. Adesso ci farà vedere dove siamo avanzati. Quindi abbiamo ottenuto queste piume che ci permettono di ottenere un po' di esperienza in questo rango. Adesso dobbiamo raccoglierne 30, come vedete, 10, insomma, questo è Explorer. E abbiamo ok. Andiamo a vedere il minatore invece. Quindi abbiamo raccolto queste cose qui, abbiamo preso 5 esperienza e 25 esperienza per questo, andiamo a completarle entrambe, che verranno sostituite, come vedete, raccogli 10 cristalli e crafta 30 oggetti nella forgia. Ok, quindi questa l'abbiamo completata e basta, non abbiamo altro. E quindi ragazzi andiamo fuori, questo qui sarà il nostro portale, adesso potremo andare a vedere magari più avanti di fare delle chiavi più avanzate, naturalmente, perché quel livello lì abbiamo visto cosa ci dà, magari potremmo farlo a nastro per craftare gli oggetti base, ma potrebbe convenire sicuramente passare a un oggetto superiore. Allora, queste sono le mie casse, cosa ho dietro, quindi sono quegli oggetti lì. Vediamo di dunque raccogliere un po' di roba, posizionarne un po' altra, senza, dunque queste 15 si aggiungono a quelle lì. Le piume non ne avevo, queste green strip sì, le torce queste no, queste le potremmo usare a casa nostra, questi cosi arancioni non le avevo, questi sì, questi cubi qui sì, questi cubi viola sono nell'altro, mi sa questi qui sono ossi ma non ne avevo, candele sì, ruzzoli di stoffa no, carta sì, ok, insomma appunto avremo tutti questi vari potenziamenti che potremo. Potenziamenti, questi vari oggetti che potremo utilizzare. Allora, vediamo quindi il sistema di crafting, ragazzi. Andiamo a fare un anvil. Allora, per fare un anvil che si fa con il crafting normale con il tasto R, andiamo a vedere, ci serviranno
4 metal weight e 2 stone, quindi è abbastanza semplice, ci servirà di fare 4 di questi, quindi 2 da 12, che bello, ne abbiamo 20, ne crafteremo 3, vabbè, quanto ci vorrà? Non lo so. Andiamo a cogliere altri 2 di metallo, ragazzi, quindi andiamo di sotto nel dungeon, diciamo. Andiamo a equipaggiare le torce anche in questa cosa qui, perché adesso abbiamo spada e piccone, che sono due cose separate. Quindi andiamo a equipaggiare naturalmente il piccone. Andiamo a vedere se riusciamo a ottenere del metallo, perché questo io non so se è pietra o metallo. Vediamo un attimino. Dal rumore sembrerebbe metallo, infatti sì, dovrebbe essere metallo. Ce ne dovrebbero bastare 4. Andiamo a vedere se ha iron ore ora quando abbiamo completato. Ok, 6 iron ore. Iron ore, perfetto. Quindi ce ne bastavano, sì, 3 di meno, ma volevamo fare questa cosa. E in questa maniera faremo i metal weight che ci permetteranno di fare la forgia. Ok, ne abbiamo fatti 3, purtroppo dovremo farne altri, ma abbiamo già visto, insomma, che ci fanno comodo. Quindi facciamone altri, trasportiamo questo metallo ora e facciamo craft. 15 secondi, quindi dovremo aspettare. Abbiamo già raccolto teoricamente quei 3, avvicinandoci alla forgia si sono già aggiunti al nostro inventario. E dobbiamo andare a prendere le pietre. No, ce le abbiamo già le pietre, quante se ne servono? 2, ok, nessun problema. Intanto io direi di fare una cosa. Queste, ok, le posizioniamo qua. Come vedete qui, ragazzi, non c'è abbastanza spazio, quindi vediamo di allargare un pochino questa nostra casetta. Non ho ancora ben capito se questo mondo esisterà ancora dopo l'alfa, probabilmente ci sarà un hard reset o qualcosa del genere. Comunque dovremmo aver recuperato anche gli altri oggetti. Ok, quindi possiamo andare con il tasto R a craftare l'anvil. Sposteremo questi e questi qui. Faremo craft 3 secondi, ok. E andremo a posizionare l'anvil, la nostra forgia, con il tasto 5. Con il tasto 5 qui. Ok, quindi premendo il tasto E andremo a vedere le recipe che potremo fare. Ok, 25 con 10 tavole, perfetto, questo ci fa molto comodo perché le frecce, ragazzi, sono veramente interessanti. Premendolo 2 volte potremo andare ad aggiungere fino a 3 oggetti in coda. Andiamo a vedere altre cose che possiamo fare. Un piccone di metallo, ci serve 6 metal plate e 3 wood rod, quindi è tutto fattibile. Addirittura delle armature, queste iniziano ad essere più complicate, però potremmo fare per esempio con 9 wood plank uno scudo. Quindi andiamo a equipaggiarci in maniera più pesante, diciamo, e andremo a vedere di appunto questa maniera dovremo riuscire a difenderci meglio. Dunque, queste qui, io non so se effettivamente ora sono andato a raccogliere il metallo, ma forse. Ah, ce l'avevo, questi sono i 3 che ho nell'inventario. Qui non c'è niente e qui dovremmo aver raccolto tutto. Ok, sì, quindi no problema. Questa recipe io penso che tipo cliccandoci sopra. Ah, ok, dobbiamo avere il livello 2 in blacksmith. Il livello 2 si ottiene facendo le missioni blacksmith. Quindi per fare le missioni blacksmith dovremo uccidere 10 orsi con una spada craftata da noi, craftare 2 picconi di metallo usando forgia, sì, diciamo, fare una spada corta di metallo usando una forgia. Ok, quindi facendo queste cose avanzeremo piano piano di livello, prenderemo un po' di esperienza e avanzeremo. Allora, vediamo di fare quindi lo scudo con 9 wood plank, 30 secondi, l'arco ce l'abbiamo, la spada corta la potremo fare, quindi facciamola con 3. Anche se forse ci conviene fare questa, visto che abbiamo solo 7 di queste cose di metallo. Per fare scusate, le iron plate dovremo andare alla forgia e spostare 9 metal ore qui e farà 3 metal plate, quindi appunto serviranno diverse metal ore. Abbiamo il nostro scudo, interessante, quindi andiamo a metterlo insieme al coso. Guardateci bellini con lo scudo di legno. E andiamo a vedere, scusate, io volevo vedere se c'era modo di, non c'è un key binding, questa cosa mi sta sui coglioni, potete capire quanto, a meno che non sia qui da qualche parte, ma
RP, ok, con P forse, spacebar. Ok, con questo possiamo andare a fare le foto, quindi tipo delle galline, perché l'unica cosa è che possiamo fare le foto per adesso. E questo ci permetterà niente di cazzeggiare un pochino. Come si fa? P. Ok. Con F invece andremo a aprire il menu degli amici e andiamo a vedere cosa c'è scritto in quelle mail che ci sono arrivate. Allora, abbiamo Explorer Guild, quindi Gilda degli Esploratori. Ti sfida, usa questa Keystone per andare all'avventura e ritorna dal portale. Stai attento perché potrebbe testare i tuoi limiti. Ok, quindi ci regalano, diciamo, una Keystone, va bene. Quindi questa qui la leviamo di torno. E Mine Rank 1, quindi abbiamo ottenuto dei... Bello, 10 e 25. Ok, buono, buono, buono. Quindi andiamo a utilizzare anche immediatamente questa roba, ragazzi, magari per fare qualcos'altro. Comunque abbiamo il nostro piccone, che immagino sia molto meglio del piccone di pietra che avevamo prima. Quindi andiamo a equipaggiare al posto il piccone di pietra. E è anche bello vedersi, bello piccone. Proviamolo subito sulla roccia. Ok, due colpi per spaccare questa, quindi riusciremo sicuramente ad andare più veloci. E qui non abbiamo un granché da esplorare, penso, però possiamo anche provare a dare un'occhiata se c'è qualcosa effettivamente qua dietro. No, penso che sia solo un blocco unico di pietra. No, c'è la morte dopo. No, non c'è la morte, c'è questo trampolino. Va bene. Ok, ragazzi, quindi abbiamo visto un pochino come funzionano le meccaniche di gioco. Ora che ho la forgia, sicuramente, anzi sul anvil, incudine, come si chiama, incudine. Quindi potremo appunto andare a craftare altri oggetti, diventare più forti, avanzare nel ramo del blacksmith e vedere appunto di andare a fare magari dei livelli più hard rispetto a quelli che abbiamo fatto fino adesso. E ragazzi, allora, questo qui appunto, come vi ho detto, è un gioco in pre-alpha, quindi siamo in una fase di accesso anticipato, una fase closed alpha. Non so come funzionerà da venerdì prossimo in poi, perché in pratica appunto l'accesso sarà limitato a venerdì prossimo e poi non so cosa succederà dopo, se verranno riaperti in determinati momenti i server o qualcosa del genere. Per adesso so che ci posso giocare fino a venerdì prossimo. E fatemi sapere, ragazzi, cosa ne pensate di questo gioco. E io intanto, come vedete, sto già craftando dei nuovi oggetti, come un minuto per craftare questa cosa. E fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco. Magari più avanti, naturalmente dipende dallo sviluppo del gioco, ci potrebbe essere una serie. Non è proprio il tipico gioco che faccio io, ma mi è piaciuto, soprattutto per quello che spero che diventi. Non ho ancora ben capito, sinceramente, a livello, diciamo, economico, se sarà un gioco gratis, se sarà un gioco free to play. Non ci ho capito niente. Quindi vedremo. Vedremo più avanti. Ok, ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Break2Play. Non dimenticatevi di consigliarmi qualche gioco qua sotto nei commenti per le prossime settimane. Ne ho già qualcheduno in mente, ma non vi voglio anticipare niente. Vi darò degli indizi. Scrivetemi qua sotto nei commenti le vostre opinioni su. Allora, farò un gioco cupo, molto cupo, ambientato in un mondo molto particolare. È la prima volta che vedo qualcosa del genere, diciamo. È uscito adesso dalla fase di accesso anticipato e ha una visuale dall'alto. Ok, dai, a questo punto lo potete capire. E poi ce n'è un altro che mi è stato consigliato da voi, anzi altri due che mi sono stati consigliati da voi. Uno che può essere molto simile a Space Cam, però in 3D, e ci sono dei macchinari. Basta, non dico altro perché sennò è troppo chiaro. E un altro ancora che mi è stato sempre consigliato da voi e sì, questo è un po' difficile. Ok, diciamo che a livello grafico è un... può essere assimilabile alla vecchia grafica di un gioco della Blizzard.
E si creano dei meccanismi che hanno degli obiettivi, diciamo, militari, chiamiamoli così. Ok, fatemi sapere questi tre giochi qua sotto se riuscite a indovinarli e vincerete un mongolino d'oro. Ve lo crafto io qui nel gioco. Ragazzi, come vi ho detto, mi piace, commento, tutto quello che volete. Un saluto a tutti da Nicholas, ci vediamo nel prossimo video.